Terzo video della storia della panchina del Parco Leopardi. Vai, c'era una cosa che non hai scritto, volevi dire? Sì, è una cosa che io non ho scritto perché la ritenevo una cosa forse un po' troppo esagerata, non so se esageratamente intima o troppo intima, ma Lo stabiliremo lo stabiliremo. pubblicando o meno questo video. Si tratta di niente, si tratta poi, è una cosa che è nata nel tempo, quindi voi sapete tutti che noi dopo 7 anni finalmente ci siamo sposati solo perché Aurelia ha compiuto i 21 anni ed era maggiorenne, ne avevo già 22 ed ero ultra maggiorenne. E una delle particolarità che hanno le persone maggiorenni è che possono decidere autonomamente del proprio futuro, specialmente in questo campo, no? Quindi fino a pochi anni prima, se senza il permesso dei nostri genitori, noi non avremmo mai potuto sposarci. E quindi abbiamo dovuto aspettare fino ad allora. Con tutto quello che comportava, tutto bello, anche quella promessa che avevamo fatto davanti a Dio, quella specie di patto che naturalmente è pesato molto, è stato molto, ma molto pesante. E io spero proprio che se Dio esiste, come io sono convinto che esiste, Dio terrà conto anche quando dovrà darci il castigo per i peccati che abbiamo commesso nella vita, perché Sì, adesso poi tra credenza, tolleranza, eccetera, poi ci sono anche io, vi che ascolto, non credo che ci saranno castighi da distribuire, questa visione che va abbiamo del... bene, ma noi non lo sappiamo, quello Sì, non possiamo comunque, saperlo. insomma, ecco. Ad ogni modo volevo semplicemente dire quello che è stata veramente una cosa, una promessa fatta sul momento, non potevo dire di no quando Aurelia mi ha chiesto una cosa del genere. Poi naturalmente passando gli anni continuano a passare e non succede nulla. Ma in che senso non succede nulla? Vi siete fatti questa No, non promessa? succede nulla nel senso che gli anni continuano a passare e i desideri che avevamo aumentano, naturalmente, è normale che sia così. Ma non sono poi passati tanti anni, perché tu avevi 18 anni quando vi siete fatti Io questa ne avevo promessa. 22 e mezzo quando mi sono No, sposata. quando vi siete fatti questa promessa, quanti anni avevi? Va Tu e lei. bene, io. Hai detto prima che eravate adulti, quindi avevate Sì, 19 18-17 anni o io. 18-19, esatto, 19, 18. 18-19. Quindi gli anni, quando uno dice gli anni passano, uno pensa 5 anni, 6 anni, 7 Sono passati 3 anni, non anni. sono 18, 19, 20, 21, sicuro. 22 anni, sono passati 3. E io avevo 22 anni e mezzo quando mi sono Quindi sposato. questa promessa è durata 3 3 anni e mezzo, sì. anni. Capisco allora. Ed è stata pesante. Ad ogni modo, l'abbiamo portata avanti L'avete onorata, diciamo, L'abbiamo ecco. onorata sicuramente. Ed è una di quelle cose che quel mattino in chiesa erano molto ben presenti nella mia anima, nel mio cuore. Lasciamo perdere tutti gli annessi e i connessi. Succede che cosa? Una cosa che io appunto non ho mai detto, non ho mai sottolineato, eccetera, però che trovo che sia una cosa importante, importante specialmente in un certo senso nei miei confronti, no? Perché io sono il maschio
solitamente si ritiene che in una coppia il maschio ha sempre una certa prevalenza, no? Sulla compagna. Che non ti sentano tutte le mie amiche erudite, femministe, evolute, progressiste, comunque sia, si No. fa il beneplacito, il condono beneplacito del background culturale dal quale voi arrivavate. Insomma, stiamo Beh, è parlando degli chiaro. anni 60, sei nato nel 41, mamma è Sì, nata 42. nel 42. E quindi che cosa succede? Succede che niente, che la nostra vita procede, noi abbiamo passato sicuramente, in realtà dopo il matrimonio abbiamo passato ancora quei 2 anni e mezzo che sono passati tra il giorno del nostro matrimonio al giorno in cui sei nato tu, Mi e spiace. sono stati anni stupendi. Erano proprio gli anni che desideravo io, pensando al matrimonio. Dico, nel matrimonio deve essere tutto bello, tutto liscio, tutto, non deve esserci la più piccola frangia di... Per quanto già la fatica della vita vi portava ad arrivare a sera che eravate tutte e due stanchi morti. Beh, Comunque. sicuramente, ma però nel modo... Però E eravate insieme. quindi poi purtroppo quando sei nato tu, tutti, va bene, se uno non lo sa, solo da leggerselo sul libro, quello che è successo, ecco che il male ha tornato a farsi vedere, perché il male Il male è giustamente... rappresentato dall'ingerenza della tua mamma nei confronti del vostro nucleo familiare che ha rovinato ogni tipo di armonia fino alla fine della vita. Ecco, fino alla fine Cioè, quando sei nato tu, che avevi, diciamo, forse 6 mesi o poco più, io penso che sia in quel momento che ho avuto la prima volta che ho bisticciato con Aurelia, bisticciato. Bisticciato per causa di tua madre, ma è tutti i bisticci che hai fatto nella tua vita. Hanno sempre avuto Se io devo guardare anche la mia infanzia, la fanciullezza, giovincioncellità, adolescenzialità, adultità, insomma, mai che abbiate fatto un litigio che non sia da corrispondere a questa ingerenza. Veramente, che ti porterà ad andare su verso il paradiso con gli assi, te l'ho detto, il tagliere di legno, lo mettiamo nella tomba di modo che tu li trovi lì e quando sali e vedi loro o all'inferno o in purgatorio, con gesto elegante, pittorico, artistico, da direttore d'orchestra, farai uno slancio in cui darai una carezza a suor di tagliere di legno, sotto tormento, a tutti questi Ma personaggi no, che vi per hanno carità. reso così felice la vita, ecco, Va bene, è una specie di mamma successo. Putin, ecco, nei confronti dell'Ucraina. Sono cose che sono successe. Oggi ne parlare, se mamma fosse qui, me ne direbbe, ma Giuseppe, sono cose passate, Sì, certo. Però no? Lei ha intanto un tesoro, le bombe sono precipitate e distruggere hanno distrutto, e hanno no? distrutto Come dire, purtroppo. i bombardamenti sono passati, la seconda guerra mondiale è passata, però potevamo avessimo potuto evitarcela, ecco. Sarebbe stato bello. E ad ogni modo, niente, passano gli anni, arrivano i figli, arrivano i problemi, arriva tutto quello che doveva arrivare, diciamo. E quindi esiste anche una maturazione nel comportamentale, no? Tra me e Aurelia. Io ne ho già parlato di questa storia di cui ha voluto anche insistere la psicologa quando mamma è mancata, che voi non avete la più pallida idea di come una coppia può mantenere il suo iter amoroso, cioè ecco, una coppia dopo il matrimonio ha bisogno di innaffiare quella famosa
preziosa piantina che chiamiamo amore e che ha bisogno ogni tanto di essere risvegliata perché facilmente si addormenta un pochino su ciò che è stato, su ciò che è passato, eccetera. Non c'è più la passione è stata utilizzata, è stata usata ed è anche finita a un certo punto la passione, perché la passione poi dà il posto a che cosa? Dà il suo posto alla vita quotidiana. Alla vita di routine, la quotidianità viene un po' Esatto. bypassata dalla circostanza delle cose che avvengono. Allora, io naturalmente, essendo un artista, ho scoperto che in certi ambienti l'artista ha una certa età. Non sto parlando di un artista ventenne che sta facendo i suoi primi esperimenti, eccetera. No, sto parlando di un artista che è ormai qualificato, ormai conosciuto, ormai ha una sua identità e quindi sto parlando di un artista della maturità, un artista che a un certo punto avrà 40 anni, avrà tra i 40 e i 50 anni. Guarda caso, proprio i miei 50 anni sono stati l'anno micidiale in cui io dovrò pagare i miei peccati. Che cosa succede? Succede che l'artista è una delle cose che io ho già detto in passato. Io amavo la montagna, io amavo la musica, io amavo l'arte, io amavo qui, io amavo là, ma alla fine io amavo la bellezza, no? La bellezza in tutte le cose, perché ogni cosa ha il suo grado di bellezza. E nella bellezza io ci includo anche il cosiddetto eterno femminino, cioè la donna, no? La donna è per antonomasia il simbolo stesso della bellezza, perché se noi vogliamo credere a quelli che hanno avuto la visione, che hanno avuto questa fortuna di vedere la Madonna, tutti hanno detto che hanno visto un essere di una tale bellezza che purtroppo non ci sono raccordi sulla vita reale, una bellezza che supera qualsiasi perché chiaramente la Una Madonna, bellezza indefinibile. appunto, la Madonna deve avere una bellezza. E quindi io sono sempre stato attratto dalla bellezza. D'altronde, il primo giorno che ho visto Aurelia, da che cosa sono stato attratto? Dalla sua bellezza, non dal suo fisico, no, dalla bellezza che emanava la sua persona, e cioè quello sguardo particolare, di quegli occhi particolari, quel sorriso particolare, insomma, quello che poi in un certo senso rappresenta la nostra anima, l'anima di una persona, no? E quindi la bellezza chiaramente ad un certo punto della mia vita si fa prepotente. Poi lo stesso se io vado a guardare il mio iter artistico è proprio suddiviso in periodi. Io ho il periodo della natura,
in cui dipingevo le pinete, dipingevo quei posti, le montagne, dipingevo quei posti che mi facevano impazzire dalla gioia e dalla felicità, ma poi è arrivato invece il periodo in cui dipingevo magari le nature morte. Non è stato un periodo molto lungo, però c'è stato anche un periodo del genere. E poi è arrivato il periodo dell'esaltazione della bellezza della donna, in cui io mi rendo conto che dipingere un corpo femminile, specialmente con la tecnica che avevo io, perché avevo già fatto a quel periodo, avevo già dipinto i due ritratti di Aurelia, dipingere una figura femminile. Veramente vai all'apice della bellezza, perché non penso che ci sia niente di più bello. Poi ho sempre trovato, per esempio, una connessione tra la bellezza della natura e la bellezza della donna, perché la natura e la donna hanno molto in comune, Assolutamente, ma tra l'altro mentre ne no? parli penso di avere, da padre in figlio, credo di aver attinto molto da queste cose. No, perché Io veramente. stesso quando dovevo in qualche modo dire a L che termina per A che l'amavo, ero innamorato di lei, che era bella, ma come potevo definire bella come? Bella come la natura. Non esiste altro Ma anche perché per poter definire la bellezza, la la grandiosità della bellezza bellezza femminile. femminile, esistono due elementi diversi dell'essere umano: c'è l'uomo e c'è la donna. L'uomo è essenzialmente squadrato, no? Cioè spigoloso, diciamo così, mentre la donna è tutta curve, no? È un insieme di curve. Non mi parlare di curve che io vado, non capisco più niente. Appena dici curva, io non capisco più nulla. Ad ogni modo, quindi nella donna, perché dico la donna, c'è questo connubio con la natura? Perché? Perché la natura è fatta di curve, è fatta di curve. Andiamo in montagna, andiamo in Ma campagna, poi, andiamo dove per vogliamo. carità, non veniamo qui in collina dove siamo noi. Quindi è un insieme È di tutta una curva. curve. E quindi quel periodo. Scusate, quel periodo in cui io mi sono dedicato molto alla figura femminile è un periodo stato abbastanza lungo, perché ho venduto veramente parecchio. Purtroppo mi sono rimasti solo due disegni, due bruttini che li tengo chiusi dentro un armadio, perché buttare via le cose non è mai stata Beh, sì, in la mia. effetti non tutti i disegni anche escono fuori con la ciambella, No, no? Per esempio quei dipinti appunto che dici bruttini, no, hanno delle cose che sono veramente eccezionali, come per esempio il corsetto, sì. il pizzo, il torso del nudo, eccetera. Il viso è venuto un po' elementare. Purtroppo no, è quello che rovina tutto, Che poi perché basterebbe ridare il fondo e rifarlo. sì, Però tu ora hai difficoltà a dipingere, a Beh, ora come disegnare. ora sì, non potrei mai fare una cosa del genere. Comunque, proceda. Ad ogni modo, io voglio procedere in questo senso, che automaticamente il desiderio di riprodurre il nudo femminile accende in me anche il normale desiderio di ogni essere umano. Per mamma, Per mamma innanzitutto, perché ma per mamma, per il corpo di mamma, mamma mamma è la tua musa, è la tua musa, è il mio tutto, è il mio quindi tutto. riaccende anche la passione, chiamiamola come spesso lì nella letteratura filmica spagnola, la passione delle carni, comunque la passione
del fisico. Beh, chiaro. Come definirla altrimenti? Va bene, quello che riguarda il corpo di mamma, noi abbiamo già dal primo giorno di matrimonio, siamo entrati tutte e due dentro una vasca da bagno e ci siamo fatti il bagno insieme, è stata la nostra notte. Beh, si prelude ovviamente, si immagina che due persone che stanno insieme, che hanno poi anche tre bambini, abbiano una totale, finalmente poi anche acquisita, nel vostro caso una ricerca, una scoperta, perché gli anni del fidanzamento non è che erano stati corroborati, no, erano stati da questa esperienza, no. Però finché avete, credo, immagino, espletato per quello che fosse il massimo vostro interesse possibile, la conoscenza l'uno dell'altra, esatto. La confidenza l'uno dell'altra. Poi naturalmente, perché poi nascono i figli nascono con un rapporto, attraverso un rapporto fisico, e quindi c'è questo approfondimento del corpo femminile che io non ho mai avuto in realtà, no? Cioè ho avuto solo con Aurelia dopo sposati. E quindi a un certo punto succede, che cosa succede? Succede che proprio per il tipo di lavoro che io facevo, io ho scoperto una cosa che non avrei mai immaginato neanche lontanamente. Ho scoperto di avere una certa, come si può dire? Una certa fantasia sessuale. No. Sì, a parte la fantasia sessuale, quello su cui io voglio arrivare. Però ho scoperto di piacere alle donne. Sì. Una cosa che non è esattamente il contrario di Emanuele, no? Che invece a qualsiasi donna lo fa. Sì, che casualmente è una cosa che io ho sempre un po' invidiato mio fratello per questo. però sembra che, insomma, le persone, le donne del gentil sesso che vengono a contatto con Emanuele cadono ai suoi piedi. Emanuele invece è una persona proprio che non, e lui che non dà seguito a questo, non, solitamente non a questo centellinamento, non è uno che approfitta di questa di disponibilità, anzi proprio l'esatto opposto, eccetera. Io forse magari nei suoi panni, non lo so, ma ogni tanto magari avrei almeno avuto delle esperienze di relazione di coppia. Ecco. Sì, diciamo che purtroppo adesso non... No, ma non andiamo nello specifico, rimaniamo nel tuo settore. Tu, quindi, disegnatore di nudi di in quel nudi. Periodo specifico. E quindi mi rendo conto che a quel tempo avevo già la scuola di disegno, la mia scuola di arti pittoriche. Ah, attenzione però, perché qui noi non dobbiamo dare poi dei riferimenti. Non do riferimenti, assolutamente. Che poi qualcuno possa collegare. Non c'è niente di che, sto parlando di... A livello generico, di tuo sentimento, esatto. Generico, generale. E quindi, avendo anche una scuola del genere, in questa scuola avevo una trentina di allievi, più della metà dei miei allievi erano donne. Sì. No, perché non ovviamente so, non so anche per, qui non so per quale motivo la donna era più desiderosa di imparare magari a fare, ma in linea di massima c'è una propensione veramente alta anche per tutte le donne, perché io ne ho conosciute tante donne, ragazze, eccetera, se no non avrei attinto da nessuna parte il mio desiderio di disegnare. Beh, perché la mia accademia di disegno è stata la conoscenza delle donne con le quali ho conversato, delle quali ero innamorato fino a un certo livello, no? Perché io posso essere anche, che ne so, innamorato senza ovviamente innamorato per quella che è la dimensione innamoramentale possibile, perché tu sei sempre innamorato di una donna là dove la donna ti permette di accedere fino ad un certo, no? Chiaro, beh, il mio innamoramento è il mio territorio. Sì, abbiamo sempre pensato che
è la donna che accetta, deve Sì, è che accettare. stabilisce il perimetro e il Ecco, limite. e quindi non è Io ho l'uomo. avuto sempre dei perimetri molto spirituali e poco fisici, però il fisico lo vedevo, lo intraprendevo, lo conoscevo, Chiaro. lo attingevo e quindi mi educava, ecco, sostanzialmente. Adesso non so perché stavo dicendo questo, però. No, non fa nulla. Ad ogni modo, dove volevo arrivare io era questo. Ecco. Quindi, da una parte mi rendo conto che ho acquisito, io sto parlando attorno ai 50 anni, quindi più o meno avevo quell'età, attorno al famoso 1990. Diciamo che possiamo parlare dell'età dei appunto 40, 45, 48, 50 anni, la maturità, si dice la maturità sessuale di una persona, Sì, no? la maturità sì, la maturità Anche la sessuale maturità va anche sessuale, bene, va anche che fa bene. parte anche del modo di come mi vesto, esco, mi rapporto con gli altri, eccetera. C'è sempre Esatto. un'identità e una traslazione di Sì, carattere. e quindi mi rendo conto che io Ah, possiedo. ecco, stavo facendo quel discorso solo per confutare il fatto che le donne sono molto appassionate, molto Ah interessate sì, alla corsistica in genere e all'apprendimento e soprattutto delle belle arti o delle attività sì. artistiche, eccetera. Perché io delle donne che ho conosciuto e ragazze che ho conosciuto, ben poche no, non stavano facendo uno dei 10.000 corsi che si fanno di pittura, di Sì, ceramica o di altre difatti cose, pur non io. avendo una specifica attinenza vocazionale diretta, perché arrivano tutte dal liceo artistico, per Sì, dire, no, invece queste no? E erano. tra l'altro tante eccellendo, tantissime eccellendo, perché io ho avuto delle amiche che appunto pur avendo intrapreso studi magari umanistici o di altra natura, nel momento in cui si esprimevano, per esempio nella pittura su ceramica, eccetera, eccellevano in maniera Sì, incredibile. facevano E tra l'altro delle. perfettamente ordinate, quelle che ho conosciuto io almeno, difatti, quando poi corrispondevamo, anche fisicamente, perché noi ci vedevamo, parlavamo tante ore insieme, eccetera, io portavo la mia scatola di acquarelli e loro rimanevano sconvolte per il disastro pittorico che era la mia scatola di acquarello. Mentre la loro scatola di acquarello c'aveva ancora Perfetta, la perfetta assolutamente pulita, perfetta. non esiste proprio che un pennello macchiato di verde o di blu di No, Prussia vada a assolutamente. toccare la pastiglia del giallo canarino, Sì, eccetera, no? Ecco. sicuramente. No, questo in ogni caso è vero, è pura verità. E quindi mi rendo conto che in un certo senso le donne con cui naturalmente venivo a contatto, ma io venivo a contatto con queste donne sotto gli occhi di Aurelia, perché Aurelia Certo, certo. non è mai stata al Anzi, culo di niente. alcuni di loro ti hanno chiesto un ritratto ispirato alla Sì, Madonna dicendo mi addirittura piacerebbe dicendo tanto che avesse il che viso di sua avesse moglie. viso di sua moglie, il che quando Aurelia si è quasi sconvolta Si è a questa imbarazzata un idea, po', si è certo. imbarazzata, e io gli ho detto: ma Aurelia, ti ricordi cosa c'è scritto sulla pergamena famosa? Come comincia? Madonna Aurelia, no? Ecco, quindi Madonna vuol poi dire la mia donna, niente di più. E quindi mi rendo conto del fascino del bohémien, in un certo Ah, senso. certo, sì. Cioè, il fascino dell'artista ha un suo fascino che magari non tutti espletano. Però in alcuni questo fascino esce e io questo fascino l'ho trovato specialmente appunto negli anni 90, quindi lì avevo 50 anni, quando con un inghippo mia madre e mio fratello hanno cercato di togliermi da casa mia, poi per fortuna Hanno non ci sono riuscito. distrutto gran parte della tua vita Sì. creando forti problemi Sì, coniugali. mi hanno, sì, sei stato veramente duro quello. Ad ogni modo, in questo frattempo, anche il mio rapporto fisico con l'altro sesso, e in questo caso devo parlare, non posso parlare di nient'altro che mia moglie, perché i rapporti che avevo io li avevo solo ed esclusivamente con lei. Mi rendo conto di che cosa? Mi rendo conto di una cosa che non sapevo, che fino a quel momento non ci avevo pensato lontanamente.
che io avevo una fantasia erotica che non conoscevo e che magari una fantasia erotica che è scoppiata perché